Benvenuti sul mio canale. È un po' che non mi faccio sentire, però sono sempre attivo. Oggi vi faccio vedere come si crea una semplice scatolina senza coperchio. No, è semplicissima da fare, Non sembra complicatissima, ma è semplice. Quindi, bando alle ciance, iniziamo. Si forma un quadrato. Io ho già fatto un quadrato perché è un foglio di recupero. Diagonale l'ho già fatta, manca la seconda e le due verticali orizzontali. Ok, una volta fatte le otto righe, facciamo questo lato qua, così. Questi due lati all'interno, e viene fuori una figura del genere. Poi prendiamo questo lato, lo mettiamo qui alla riga centrata. Sì, di qua. Poi stesso lavoro anche di qua. Quindi questo lato qui in mezzo. Ok, poi una leggera piegatura qua, questo lato qui, che poi apriamo e facciamo la stessa piegatura di così. Ok, poi prendiamo e viene fuori il classico figura che non conosciamo. Apriamo tutto e le mettiamo all'interno. Cioè, queste alette vanno all'interno. Sembra che ho sbagliato. Ah, ecco perché non conosco. Ora sì. Allora, qui mi sembra che ho fatto un po' di casino, Diciamo bene questo, ok. Ah, questa parte mancava. Ho sbagliato impostazione. Così. E poi anche queste qua all'interno. E viene la classica figura, per chi mi segue la conosce. Ok, prendiamo queste qua e prendiamo in giù tutte, e anche queste qua, e viene fuori questa figura qua. Diciamo che quando ho creato io ho fatto un piccolo errore, ma dopo mi sono
salvato. Quindi dobbiamo fare questa figura qua. Poi prendiamo il lato, questo lato, e lo mettiamo qua. E anche dall'altra parte. Viene fuori la X, pieghiamo intorno e poi facciamo l'aletta. Questa qua dobbiamo fare su tutte le quattro lati. Quindi capovolgiamo. Questo lato va qui. E anche così. Chiudiamo. Apriamo. Facciamo lo stesso lavoro. Questo lato va qui. E chiudiamo. Giriamo, trovo subito il discorso, alla fine viene fuori una specie di stella del genere. Così, una cosa del genere. Così. Chiudiamo tutto. Poi prendiamo. Ora prendiamo questo lato e qui che c'è la riga. Dobbiamo piegarla così in su. Sia a destra che a sinistra. Poi apriamo e dobbiamo fare questo piccolo giochino qua, così. Cioè, non so se si nota, questi due lati dobbiamo spingerla a formare questa figura qua. Poi questa ne mettiamo a filo qua. Una piegatura così, questa va giù e questa la tiriamo in su. Una volta fatta così dobbiamo metterla dentro così. Dobbiamo mettere tutto dentro. Questo lavoro bisogna fare su tutte le quattro lati, quindi questa figura va così e qui la mettiamo a filo e qui la mettiamo a filo anche qua. Apriamo. Viene fuori questa figura qui. Lo mettiamo a filo. Qui lo pigliamo dentro. E poi lo cacciamo dentro in modo che si ferma. Poi qua apriamo. Adesso qui la parte è un po' dura qua aprire. Apriamo qui. E facciamo lo stesso lavoro qui. Figura così. Finiamo figura così.
apriamo. Qui mettiamo a filo. Qua chiudo. Questo va qui. E poi tutto dentro. E facciamo l'ultimo. Così. E così. E poi si mette. Ok, una volta fatto tutta questa, si apre e qui dobbiamo stare attento a aprire, perché si potrebbe anche rompere. Qui bisogna modellare un po' la scatolina e si esce fuori la scatola. Ok, non è complicatissima da fare, basta soltanto allenarsi un po' e dopo alla fine ce la potete fare. Altro che devo dirti, alla prossima, ciao.